Ogni promessa è debito. A inizio stagione siamo andati a trovare proprio in sede di presentazione la squadra della Ichnos, il calcio a 5 Sassari. E qualcuno ci aveva detto: quest'anno proveremo a divertirci. Siamo arrivati un po' avanti in quella che è la stagione, dove veramente state facendo i protagonisti veri di questo campionato. Matteo De Peru, raccontaci. Buonasera, sì, ci eravamo lasciati a inizio stagione, là dove avevamo l'idea di provare a fare quel famoso salto di categoria che già a livello societario eravamo pronti a fare, ma lo volevamo fare sul campo per cercare di portare a Sassari un campionato nazionale. Abbiamo iniziato come sempre come un cantiere aperto. Durante il decorso di questa prima fase della stagione abbiamo messo dentro 2-3 tasselli piano piano per cercare di puntellare già la squadra che è stata riconfermata dall'anno passato, e siamo stati fortunati nel trovare i jolly giusti per far crescere tutto il gruppo, e i risultati adesso ci stanno dando ragione. Ad iniziare naturalmente dal head coach, che è davvero un vulcano. Siamo qui a vedere un pochino quello che è l'allenamento, cioè non lascia niente intentato, sempre sul pezzo. Sì, mister De Sosa è una scelta ponderata dalla stagione scorsa. La riconferma è legata all'ultimo lavoro svolto sia l'anno scorso che sapevamo sarebbe stato proseguito quest'anno. Diciamo che l'esperienza di un professionista come mister De Sosa, affiancata alla gestione amatoriale e comunque competente che noi abbiamo con mister Suriga, che da sempre fa parte della società, è stato il giusto connubio per cercare di trovare quelle che erano le giuste quadrature per portare avanti una stagione e giocarcela fino alla fine, così come sarà. Matteo, ci piace sottolineare il fatto che fino a qualche tempo fa il gap con le squadre del capo di sotto era davvero importante, vuoi per vocazione, vuoi per cultura sportiva, insomma, un po' più datata, vuoi anche per, come dicevi tu hai detto e sottolineato, una conduzione, passami l'espressione, familiare, certo. Di quella che è la vostra società nei confronti invece di altre compagini che possono annoverare tra le loro fila anche degli sponsor importanti. Però poi alla fine il campo dà sempre ragione a quello che è il progetto. Dove vogliamo arrivare? Allora, il discorso è piuttosto complicato, nel senso che il nostro è un movimento prettamente cagliaricentrico da sempre. Noi siamo stati una perla rara 25 anni fa e poi per passione, supportati da tutti gli sponsor che ogni anno ci danno una mano e che approfitto per ringraziare, abbiamo portato avanti un lavoro. La differenza fra il capo di sopra e il capo di sotto è legata dal fatto che noi giocatori ce li dobbiamo costruire, quindi abbiamo necessità di qualche anno in più per far crescere tutti i giovani che si affacciano a questo mondo e portarli a dei livelli ottimali per la C1. Quello di quest'anno e dell'anno scorso è un lavoro che sta dando i frutti nel breve periodo, perché la nostra è la squadra forse più giovane del campionato. Abbiamo dei 2002, dei 2003, abbiamo un under dove ci sono anche dei 2006 di ottima prospettiva, 2005 di ottima prospettiva, che hanno fatto anche esordio in prima squadra. E poi abbiamo lavorato sulla linea verde, che è sempre stata quella che ci ha dato la possibilità di andare avanti per questi 25 anni. Dove vogliamo arrivare? L'avevamo detto, che noi siamo una società che lavora sempre con i piedi per terra. Avevamo detto che dovevamo arrivare ai famosi 30 punti per la salvezza e ci siamo arrivati. Adesso però siamo golosi. Abbiamo assaggiato il sapore della vittoria nelle zone alte e ci piace rimanere. Pensiamo, per lo stato di forma e per il lavoro che stiamo facendo, di poterci giocare tutte le nostre chance fino all'ultima giornata. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento in casa contro la Futsal 4 Mori, sabato alle 20 al Pala Santoro. Vi invito a venire a vedere una partita che, così come sono state le precedenti, è una partita di altissimo livello, perché le squadre che vengono a Sassari ormai vengono per cercare di battere quella che per questa stagione è stata definita la sorpresa annunciata, e quindi sarà sicuramente una bella partita. Sabato alle 20 al Pala Santoro.